al Teatro Vittoria, qui al Testaccio, insieme alla regista e coreografa, lo possiamo dire tranquillamente, Valentina Cognatti. Prima di tutto, benvenuta. Grazie, grazie mille. Allora, ci troviamo a questo bellissimo teatro proprio perché c'è uno spettacolo particolare, Life. Prima domanda subito, l'idea Life da dove nasce? Allora, l'idea Life nasce da questo desiderio che avevo da un po' di anni di mettere in scena uno spettacolo che parlasse della vita, appunto dal titolo, e visto il femminile, uno perché sono donna, e due perché mi piaceva l'idea di mettere in scena la femminilità. E quindi da questa idea che nasce circa un anno e mezzo fa insieme a una mia collega che è un'altra coreografa, è nato questo spettacolo che ha avuto prima un'edizione a luglio del 2017 e quest'anno abbiamo debuttato qui al Vittoria. Cosa vuoi puntualizzare attraverso Life sulla figura femminile? C'è un aspetto particolare che viene mostrato attraverso questa danza, perché poi è uno spettacolo Di teatro danza, teatro teatro danza. danza. E allora, sì, l'intento è stato ed è quello di portare la donna in scena nella sua totale dimensione, sia fisiologica che emotiva. Cioè, uno spettacolo che vive la vita della donna, quindi dall'inizio, diciamo, dalla nascita fino a ipotetica morte, e attraversando tutti i passaggi emotivi. Quindi non è uno spettacolo di critica sociale, non è uno spettacolo sulla donna occidentale. Non è uno spettacolo che vuole lavorare su questi aspetti più sociali, è un spettacolo in cui ho cercato di dar fuori quello che è, come dire, tratti, disegni, spennellate emotive sulla donna, quindi cosa esce fuori e cosa volevo che uscisse fuori, dalla fragilità, la forza, la determinazione, il coraggio, la paura, attraversando tutte le varie fasce d'età, quindi la nascita, la fase adolescenziale, con tutte quelle che sono i passaggi proprio emotivi della donna. Non a caso, infatti, anche le attrici, le ballerine hanno un'età Sì, eterogenea, dai 18 a 60 anni. Come si lavora in un team composto è da tante divertente. donne e poi anche da tante età diverse? È divertente, nel senso loro erano entusiaste, perché chiaramente c'è un confronto generazionale e che non è, cioè che è sempre divertente da portare in scena. Che non è comune nella danza. Nel teatro questo avviene più spesso perché ci sono ruoli, madre, figlie, quindi nella danza è più difficile trovare situazioni di questo tipo. Per cui la relazione tra loro è stata bella anche perché c'è stato molto sostegno ed è in realtà uno spettacolo dove ovviamente il sostegno esce fuori, c'è cioè la complicità femminile. E la cosa bella è che nel montare lo spettacolo c'è stata questa complicità è uscita fuori non soltanto in scena, ma anche chiaramente dietro la scena, quindi nelle prove, nella costruzione. Cosa porta a casa la regista dopo queste prove, dopo questo lavoro e questo insieme femminile? Allora, cosa porta a casa? Emozione, fatica, tantissima. Immagini, quello forse perché il mio teatro ho sempre cercato di lavorare di immagini. E porta a casa un pezzo di tutte loro, perché ci sono state tante lacrime su questo spettacolo, perché ovviamente entrando in scena parlando di donna, inevitabilmente ricadi su te stessa. E quindi ci sono stati momenti molto emozionanti, perché sai che metti un pezzo di te dentro lo spettacolo e quindi porto a casa, così come ci siamo dette tra di noi, ognuno un pezzettino dell'altro. Molto bello, e invece cosa vuoi che porti a casa lo spettatore? Cioè, tornando a casa dopo aver visto questa figura femminile, tutte queste emozioni. Allora, quello che è l'intento è che ognuno possa attraverso lo spettacolo fare un viaggio con se stesso. Questo è chiaro che c'è un pubblico anche maschile e quindi è interessante capire cosa arriva a un uomo di questo spettacolo, però da un punto di vista femminile quello che vorrei è che lasciasse delle emozioni e soprattutto che ognuno potesse perdersi all'interno dello spettacolo ripercorrendo o immaginando la propria vita a seconda dell'età. Allora, però dobbiamo ricordare chi è che va in scena, Ah, chi è sì. che ci divertirà stasera e tutte le altre sere. Allora, sì, le attrici sono otto e sono
Loredana Piedimonte, poi abbiamo Laura Sorel, Valeria Mafera, Daria Mariotti, Martina Grandini, Virginia Loreti, Alice Staccioli e la più piccola che è Sofia Xella. Benissimo, in scena fino a quando? Fino a domenica. Fino a domenica siamo al Vittoria, domenica abbiamo la pomeridiana alle 5 e mezza e il resto sono serali alle 9. E poi si spera di poterlo replicare in giro. Assolutamente sì. Grazie mille, grazie. Noi ti ringraziamo, grazie. E in bocca al lupo. Grazie mille, grazie.